Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato questa mattina intorno alle 9 a Sava. Siamo esattamente in contrada Sant'Anastasio, nei pressi del cimitero. Iniziamo subito col dire che non ci sono feriti, dunque scongiurato il pericolo peggiore. Parliamo dei danni ai mezzi che erano parcheggiati all'interno di un capannone. 30 mezzi tra auto e furgoni, insomma mezzi pesanti, hanno preso fuoco e ne sono usciti notevolmente danneggiati. Ovviamente molto allarme in un primo momento, quando le fiamme hanno cominciato a propagarsi, ad estendersi, a interessare un numero sempre maggiore di mezzi. Fortunatamente il grande rogo è stato spento poche ore dopo, insomma, dai vigili del fuoco, che anche se particolarmente impegnati, così come accade spesso nella stagione estiva, sono accorsi tempestivamente sul posto. E scongiurato dunque questo pericolo, dobbiamo parlare di danni importanti per i mezzi che erano parcheggiati, parcheggiati in un parco auto che appartiene ad un soggetto già noto alle forze dell'ordine, e dunque sono in corso accertamenti per comprendere la natura di questo incendio. La zona è stata sottoposta a sequestro per motivi di carattere ambientale e ovviamente, ribadiamo, l'attività investigativa continua e continuerà nelle prossime ore per capire quale sia l'eventuale, il movente di questo gesto, nel caso in cui fosse accertata ovviamente la natura dolosa. Oltre ai vigili del fuoco, il cui intervento è stato assolutamente prezioso e fondamentale perché hanno permesso di evitare ulteriori e più gravi danni, sul posto anche i carabinieri della compagnia di Manduria diretti dal comandante Luigi Mazzotta.